La campagna dell'Ottobre Rosa è partita ormai già da qualche settimana e corre l'obbligo ricordare che da quando abbiamo fatto la prima conferenza stampa aprendo alle prenotazioni delle visite senologiche offerte diciamo volontariamente dai medici di AST, le 200 visite che erano state messe a disposizione sono state prenotate tutte nelle prime 12 ore di apertura prenotazioni. C'è richiesta di servizio sanitario naturalmente e per accompagnare e per farci metterci al fianco delle tante donne, circa 200, che stanno continuando a chiamare per poter prenotare visite, ho fatto formale richiesta ad AST, e ci dovremo vedere insomma a breve, della possibilità di fare altre visite fino alla fine dell'anno per poter dare appunto risposte alla cittadinanza e alle tante donne. Oggi però è stata anche l'occasione per ricordare l'appuntamento di domenica prossima, 22 ottobre, ovvero la camminata in rosa a Fano. Terzo anno che proponiamo questa camminata non competitiva di 5 km, accessibile a tutti, quindi chi vorrà venire con persone più grandi, il proprio cagnolino, chi ha un passeggino, ma anche le persone diversamente abili. Sarà una camminata molto lenta che partirà da Piazza 20 Settembre in un circuito ad anello fino al mare, ritornando poi in Piazza 20 Settembre. Questo avverrà domenica 22 ottobre, il tempo sembra essere buono, quindi ci vediamo dalle ore 9, comincia la distribuzione delle magliette. Al ritorno dalla camminata, quest'anno ci sarà la merenda offerta da Coldiretti e ci sarà anche, grazie appunto all'ASAT, la colonnina dell'acqua fresca e gratuita. Che cosa si farà e cosa ci sarà durante la camminata? In questa camminata sono coinvolte più di 15 associazioni che ringrazio e ognuna di queste offrirà momenti informativi con i medici. Oppure rilevazione della pressione, altri diciamo test per testare le condizioni di salute e ci sarà anche un momento appunto per chi vuole imparare a utilizzare i defibrillatori, che sono ormai in città veramente tantissimi. Le iscrizioni sono ancora aperte? Dovrà fare dal sito paricentro.it oppure sul sito del Comune di Fano o sulle pagine social del Comune di Fano o di Paricentro, oppure chiamando allo 0721 887 385 per prenotare appunto e prenotarsi anche questa maglietta. Ci vediamo domenica mattina per la terza camminata in rosa.